Quest'anno 25 la musica è cambiata, forse ti sta allenando un po' di più rispetto all'anno scorso che arrivavi in un momento, ma non stiamo lì a dilungarci, raccontaci questa gara. Ma no, in verità è che sto diventando vecchio, e allora si cerca di allungare un po' per dover correre un po' più piano. Sono contento perché dopo un'estate con un pelino di problemi di salute abbiamo iniziato a correre cercando di far allenare la mamma, i risultati si vedono. È stato bello, molto impegnativo, perché comunque essendo un collinare bisogna sempre rilanciare, quindi dopo ogni discesa c'è una salita e vorresti mollare un po' il passo e non puoi mai. Ok, mi hanno dato qualche informazione sul percorso e mi dicevano che eri comunque sempre, sempre davanti. È stato... quando è che hai staccato la compagnia? Ma allora, in realtà credo che fino al quarto o quinto c'era un altro ragazzo davanti, comunque io ho subito dietro, e poi su una discesa ho preso qualche metro e poi in verità non l'ho più visto, quindi credo dopo la mezz'ora più o meno. Sì. Brava. Si va mezz'ora nel treno, non si va a seconde, si va a mezz'ora. Quindi insomma, Francesca ha fatto da bere.